Un altro femminicidio in Abruzzo, proprio nella settimana che ci porta alla festività natalizia, dobbiamo registrare un altro terribile fatto di cronaca, un omicidio avvenuto oggi a Miglianico, dentro questo sgabuzzino, in questa abitazione in via Don Paolo Francesco Antonelli a Miglianico. La vittima Eliana Caratella, 41 anni, uccisa con un colpo di pistola al volto dal suo compagno Giovanni Carbone, 39 anni, originario di Matera. La donna, che era già stata sposata e aveva due bambini, è stata sorpresa all'interno della sua abitazione dal suo compagno, da capire se al culmine di una lite l'uomo ha sparato un colpo di pistola al volto della donna, che è morta sul colpo. I rilievi effettuati dagli uomini della scientifica, i carabinieri, sul posto anche la PM della Procura della Repubblica di Chieti, Lucia Campo, il medico legale Cristian Dovidio. L'uomo si è subito costituito sotto shock alla caserma dei carabinieri di Miglianico ed è stato portato via intorno alle 17:30 da una macchina dei carabinieri e tradotto molto probabilmente al carcere di Madonna del Freddo di Chieti. Un pomeriggio davvero triste per una comunità tranquilla come quella di Miglianico, così come l'ha descritta il sindaco Fabio Adezio, una comunità che non è certo abituata a episodi di cronaca così violenti. Al fianco di questa abitazione c'era la sorella di Eliana, anch'ella sotto shock, è stata portata via lontano dalle telecamere e dai giornalisti. Un caso che si è chiuso all'istante proprio perché l'assassino Giovanni Carbone si è costituito immediatamente ai carabinieri. Bisognerà ora capire i motivi di questo gesto, probabilmente una lite, probabilmente una relazione che stava per concludersi, ma siamo qui a ripetere un po' sempre le solite cose quando siamo costretti a parlare di fatti di cronaca così terribili. I femminicidi, l'ennesimo femminicidio purtroppo che vede coinvolta la nostra regione e la provincia di Chieti. Dottoressa, non ci può dire niente? Bocche cucite da parte della procura, da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto ed anche del medico legale Cristian Dovidio. Al di là della confessione resa subito l'omicidio, Giovanni Carbone è tenuto sotto custodia per diverse ore in caserma a Miglianico prima di essere tradotto in carcere, dovrà anche chiarire molte altre cose. Un passato opaco con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, ad assisterlo l'avvocato d'ufficio Franca Zuccherini. No, non posso rilasciare dichiarazioni. Almeno la faccio della facoltà non rispondere. No, non nulla. Da capire dunque le ragioni di questo omicidio ed anche in che modo Carbone era venuto in possesso della pistola che ha ucciso la povera Eliana, originaria di Francavilla, impiegata di banca a Pescara, amante dell'attività fisica e delle escursioni in montagna, vittima dell'assurda e cieca violenza del suo compagno.